Mi dispiace, è successo. Ho tanta fame. Vieni qui, tesoro. Tra un po' mangiamo, ma prima devi provare questa gonna. L'hai fatta tu, mamma? Sì, vedrai che ti piacerà. Sai che ti va un po' larga, la devo stringere. Dai, ora vai a lavarti le mani che ci sediamo a tavola. Allora, si mangia? Dovresti essere più responsabile. Qui non si arriva alla fine del mese e tu ti preoccupi solo di cosa mettere in pancia. Veramente, se mettiamo qualcosa in pancia è grazie a me. Tu piuttosto impara a farti pagare dalle tue amiche che ti chiedono solo favori. Mi chiedo cosa ci trovavi nel mestiere di sarta. Attento a come parli. Oltre che a cucire, qui sono io che mi occupo dell'educazione di Paola. Educazione? Ma cosa ne sai tu dell'educazione? Ma cosa ne sai di come vivono le persone fuori? Di cosa imparano i bambini a scuola? Ma ti rendi conto o no che il mondo sta cambiando? Ciao. Ti va di parlare un po'? Perché non giochi con tutti gli altri bambini? No, non mi va. Allora, ci siamo divertiti oggi, eh? Papà, domani saremo anche con la mamma. Hai sonno? No. E allora facciamo così, ti leggo la storia che ti piace tanto, va bene? Vediamo dove eravamo arrivati. Ecco qua, a Oreste. Oreste mangiò di gusto. Il suo corpo ricominciava ad aver fame, chiaro segno di una vita capace di sconvolgere il mondo. Finita la tortiglia, levò il bicchiere e brindò in silenzio a tutti gli amici, quei bravi ragazzi, e lo vuotò in un sorso. Poi scostò la panchetta, si alzò in piedi e annunciò con voce da principe. Buonanotte, tesoro. Alzò un braccio, ringraziò per applausi immaginati e agitò il braccialetto di conchiglie.
Il tintinnio attirò con tanta forza la visione del mare che il cuore si mise a batterli furiosamente. Le pareti scomparvero e Oreste vide la luce abbagliante dell'acqua. Mi scusi tanto, avevo sentito dei rumori. Sai, in questa casa non viene mai nessuno. Ma lei ha un viso conosciuto, è la prima volta che viene qui. Sì, può essere, assomiglio molto a mia madre che abitava qui. Grazie, va tutto bene, cercherò di far meno rumore. No, no, stia tranquilla, tanto non c'è nessuno. È stato veramente un piacere. Accattata po' pesce, so viva, accattata po' pesce. Signor, accattata per sta quilla, mi mangiate stasera per cena, vi do pure la ricetta. Non sono brava a cucinare il pesce, poi le anguille proprio non mi piacciono. Ma queste non sono anguille, queste sono sirene, guardate qua. Una carna yanga che si scioglie mocca, guardate qua, so viva. Noi pescatori amma fatica la notte, perché l'anguilla tene paura la luce del sole e si ficca a cagare in do fango e non si fa trovare. E notte invece il lago è tranquillo, noi arriviamo, inizia la musica e sirena comincia a ballare, guardate. Mi ha sempre affascinato il vostro mestiere. Lo sa che mio nonno era pescatore? Da bambina mi raccontava storie di pescatori, solo che lui pescava il pesce azzurro, ma ricordo che alla vigilia di Natale mangiava sempre le anguille. Di mare, di lago, di fiume, non c'è grande differenza. Il sapore sta nel vino che ci mettete vicino. Con l'anguilla non ci potete mettere o lambrusco o chianti. La vita piglia un bello bicchiere di vino yanga secco, profumato. Guardi, io sono animalista. Gli animali mi piace vederli liberi, di vivere nel loro ambiente. Buono, non mi pigliate a correre, signor. Ci veniamo nata a volte, E non mi facite imbrugliare, perché di giorno ci stanno certi lupi cattivi, assai più cattivi di noi poveri da pescatura notturna. State buono, signor. Ha ragione, buon lavoro. Accattatevi pesce, è fresca, è buona. Il pubblico non può aspettare. Vieni.
Signore e signori, inclito pubblico, lo spettacolo ha inizio. Ecco a voi la protagonista di questa magica serata. Una domenica di maggio, nell'immensa arena, nell'anfiteatro antico, sotto il cielo aperto, dinanzi a una moltitudine di popolani che avevano respirato nella leggenda di amore e di morte, io fui Giulietta. Nessun fremito delle platee più vibranti, nessun clamore, nessun trionfo valse mai per me l'ebbrezza e la pienezza di quella grande ora. Veramente quando udì Romeo dire: ah, ella insegna le torce ardere, veramente io mi accesi, mi feci di fiamma. Non è possibile. Un tempo questa stazione funzionava a meraviglia, i treni erano sempre puntuali. O forse ero più giovane io e avevo più pazienza. Beata lei, più giovane di me. Aspettare non sarà un dramma per lei. Forse l'età non c'entra. L'attesa logora comunque l'anima. Aspettiamo tutti qualcosa che non arriva mai. Si faccia coraggio. Spesso quello che aspettiamo è arrivato da un pezzo e neanche ce ne accorgiamo. Il treno per Grosseto è in arrivo al binario 1. Ci scusiamo per il ritardo. Ecco, vede? Anche i treni obbediscono ai nostri desideri. Che fa? Lei non parte?